ho iniziato a leggere un libro sul vivere più mindful, quindi più presenti a se stessi. Imparare a vivere privi del giudizio. Viviamo con una sorta di pilota automatico. Ho mollato totalmente la presa. Ah, mi ha cambiato la vita. Metà ottobre, lo so, sono un pochino in ritardo, però volevo fare un video finale di Silviembre, fare un piccolo recap su questo mese che dovrebbe, che è super motivazionale, perché si ricomincia, si vuole ripartire, insomma, voglio innanzitutto sapere com'è andata. Se questo mese siete riusciti a creare delle nuove abitudini, se c'è stato qualche aspetto positivo, qualche aspetto negativo, qualcosa che vi porterete nei prossimi mesi, quest'ottobre, eccetera. Allora, è iniziato un po' male. È sabato, sto passando tutto il giorno a letto, o meglio, mi sto sballonzolando a destra e a sinistra in uno stato che io definisco amebizzante. Sono stanca, ma non riesco a riposare. Non riesco a chiudere gli occhi e dormire perché con la testa continuo a sballonzolare, come dico io, da un pensiero all'altro, da una cosa che dovrei fare all'altra. Vorrei fare, ma sono stanca e so che non lo farei bene, quindi voglio riposare, però allo stesso tempo non riesco a fermare la testa. La prima decina di giorni, quindicina di giorni, motivazione a zero, e devo dire che non ero proprio felicissima, e secondo me soprattutto perché mi ero messa un sacco di pressione addosso da questo Silviembre, ma soprattutto secondo me perché stavo facendo un pochino una transizione. Dovete sapere che a metà agosto ho iniziato a leggere un libro che è questo, si chiama Mindful Eating di Jan-Josen Bace, edizione italiana, quella di Paola Iaccarino Idelson. Ho iniziato a leggere questo libro un pochino per caso, perché l'avevo trovato nella sezione Prime Reading di Amazon e l'avevo scaricato gratuitamente. Mi ha sempre ispirato questa cosa del mindful eating, del mangiare intuitivamente, però non ero mai andata troppo nel dettaglio, non avevo mai esplorato troppo, letto troppo. Quindi ho colto l'occasione e ho iniziato a leggerlo. Ero al mare e ho iniziato a leggerlo sul Kindle. Dopo il primo capitolo ho capito che dovevo acquistarlo cartaceo perché necessitavo di sottolineare, segnarmi le cose e necessitavo che diventasse un mio piccolo testo di riferimento perché l'ho trovato da subito super interessante. Vedete, è pieno di segni, appunti e miei scritti, miei appunti, insomma, io i libri li voglio vivere così. È un libro che esprime tanti tanti concetti che, se estrapoliamo dal mondo dell'alimentazione, si possono veramente applicare alla vita, ed è ciò che ho fatto io, e veramente è stato super illuminante. E adesso voglio leggere altri libri sulla consapevolezza, sul vivere più mindful, quindi più presenti a se stessi. Viviamo con una sorta di pilota automatico. Facciamo le cose, passiamo le giornate, ma a volte non ci accorgiamo, o comunque non ci accorgiamo, che la vita sta passando. Cioè, fai le cose perché devi, vai al lavoro, mangi, esci, però cioè, ci fermiamo mai e pensiamo: io sono qui adesso, sono presente e sto facendo questo. Io penso che per molti la risposta sia no, e lo è spesso anche per me, che magari ci penso e so che questo accade, però è difficile concentrarsi sul momento. È come se tipo prendessi un attimo le distanze dal tuo corpo, dalla situazione, ti guardassi da fuori e dicessi: guarda, sei tu quella che sta facendo questo, sei tu quella che si sta godendo quel momento, goditelo, fermati
Veramente, cioè, vorrei riuscire a mettere due parole una dietro l'altra e spiegare ciò che sto provando e le sensazioni che questo libro mi ha dato. La prima parte è stata veramente, veramente ispirante perché si concentra più sulla mindfulness nella vita in generale, quindi più sul imparare a vivere privi del giudizio e dei giudizi che noi abbiamo verso noi stessi e che gli altri possono avere nei nostri confronti. È un discorso che chi ha visto il video di 6 novembre sicuramente ricorderà perché ero molto ispirata da questo libro. E devo dire che è stato, cioè, mi ha cambiato la vita. Mi ha spinta a essere più centrata mentalmente. Penso che centrata sia proprio la parola più giusta. A cercare di capire ciò che è esterno, ciò che è interno, ascoltarmi di più. Mi sento totalmente un'altra persona, molto più calma, molto più serena, molto più centrata. E se io ho reso il fatto di dormire di più un'abitudine è anche per questo, perché non vivo più in quell'ansia del dover produrre, nel dover ottenere, nel dovermi svegliare alle 5, perché ho mollato totalmente la presa sull'autogiudicarmi e sul giudicarmi una nulla facente se non mi svegliavo presto per produrre cosa non si sa, eccetera. E questa è soltanto una piccola parte di ciò che ha cambiato, perché poi mi ha cambiato totalmente proprio nell'approccio alla vita e tutto. E allora, la prima parte, come vi dicevo, è molto generica sulla mindfulness, mentre nella seconda parte va molto più in dettaglio riguardo l'alimentazione. Ad esempio sul come imparare a riconoscere i segnali della fame, a capire ciò che si vuol mangiare. Ha risposto a tantissime mie domande e dubbi. Ad esempio, dovete sapere che generalmente quando faccio i video impiego molto tempo a descrivere gli alimenti, descrivere le preparazioni, a farvi vedere la frutta, a farvela odorare, cioè, l'odoro io, però a toccare gli ingredienti, guardarlo, descriverli, prepararli, descrivere ogni preparazione, assemblare in modo carino il piatto, fargli le foto, guardarlo, insomma, ho scoperto che tutte queste cose che io faccio prima, e solitamente le faccio perché faccio video su YouTube, sono tutti dei metodi, dei procedimenti per attivare e parlare con le nostre 9 fami. Insomma, spiega che prima di mangiare effettivamente si può mangiare attivando tantissimi altri sensi che ci portano a gustare il piatto prima che in realtà raggiunga la bocca. Poi ci sono tantissime altre cose che succedono, ve lo consiglio vivamente e non voglio nemmeno spiegarvelo, raccontarvelo nel dettaglio perché non mi sembrerebbe giusto e non sarei neanche capace di essere così esplicativa e così brava come l'autrice. E per finire il discorso, quando io gusto un piatto, dopo che ve l'ho tutto descritto, eccetera, quel piatto per me è molto più buono. E ho avuto la riprova perché un giorno mi sono rifatta il porridge, stessi ingredienti, stesse cose, stessi procedimenti, stesso tutto. Non l'ho filmato, quindi l'ho preparato in 5 minuti, guardando altro, non concentrandomi su ciò che stavo facendo, senza tocchicciare nulla. E l'ho mangiato velocissimamente, quindi senza prendermi il mio tempo. Ho finito il piatto e mi ricordo pensare, ma che è successo? Cioè, era più buono quando l'ho filmato per YouTube. E questo libro mi ha spiegato il motivo. Questo libro poi mi ha dato anche molte riprove di tutto il mio percorso nel mondo dell'alimentazione. Tante cose io le ho imparate con la mia esperienza e ho impiegato magari tanti anni, e penso che se avessi avuto sotto mano questo libro che mi avesse dato un pochino di input un pochino prima di arrivarci da sola, ne avrei beneficiato
molto, quindi davvero ragazzi io ve lo consiglio, anche perché c'è una parte che ho trovato super interessante dedicata ai bambini e come alimentarli e farli crescere senza fargli creare ansie intorno al cibo. Ammetto che è una delle mie più grandi preoccupazioni e interesse per i miei eventuali figli. Non voglio assolutamente che vivino mai una cosa come l'ho vissuta io e sono sicura che alcuni miei comportamenti sono derivati anche da come sono cresciuta e da come ho vissuto il momento del pasto sin da quando ero bambina. E ho trovato super interessante il capitolo dedicato e assolutamente sono delle cose che ci starò attenta, che introdurrò e a cui presterò tantissima attenzione. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se lo leggete, mi piacerebbe tantissimo condividere con voi pensieri e opinioni su questo, mi piacerebbe davvero parlarvene, tipo fare un mega meet e parlarne a quattro occhi perché sarebbe veramente veramente interessante. E basta, io spero che qualcosa si sia capito da questo video. Vi saluto, vi abbraccio. Vi auguro tanta serenità e ci vediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!